Buongiorno, benvenuti a Milano Pavia News, questa è l'edizione giorno, tanti temi che affronteremo all'interno del nostro telegiornale a partire dall'intossicazione che è avvenuta questa mattina nella scuola media di Pavia Leonardo da Vinci, 10 sarebbero i ragazzini coinvolti, ma andremo a vedere proprio con l'inviato in diretta tutti i dettagli e poi torneremo sul caso di Ibrahim Mohamed, il 44enne scomparso a Cilavegna perché la comunità islamica fa pressioni alla magistratura per riavere la salma, soprattutto per ridarla alla mamma che in questo momento si trova in Egitto, e poi concluderemo ancora con la cronaca perché si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della donna di 84 anni che era scomparsa da 2 giorni, è stata ritrovata morta nel parco del Ticino a Robecco sul Naviglio. Anche su questo avremo tutti i dettagli in diretta. Iniziamo così. E allora, come dicevo in apertura, un fatto successo questa mattina, un'intossicazione ha coinvolto la scuola media Leonardo da Vinci di Pavia, 10 sarebbero i ragazzini coinvolti da questa vicenda, si parla dell'utilizzo dello spray al peperoncino all'interno della palestra della scuola. Noi andiamo in diretta da Ermanno Bidone per conoscere tutti i dettagli di questa vicenda. Ermanno. Sì, buongiorno Giusy, buongiorno anche ai telespettatori. L'allarme alla scuola media Leonardo da Vinci in via Fratelli Cremona a Pavia è scattato poco dopo l'ingresso degli alunni a scuola, attorno alle 8:30. Alcuni hanno iniziato a manifestare bruciore agli occhi e alle vie respiratorie. È stato immediatamente quindi dato l'allarme e attorno, pochi minuti dopo, insomma, sono state inviate sul posto diverse ambulanze, un'automedica, e sono intervenuti anche è intervenuta anche la polizia e ovviamente, come vedete, i vigili del fuoco, una decina i ragazzi fra i 12 e i 13 anni che appunto lamentavano questi sintomi. Gli accertamenti sono tuttora in corso, ma secondo le prime informazioni, come dicevi, potrebbe essersi trattato di spray al peperoncino, qualcuno che ha spruzzato forse nel locale palestra dello spray al peperoncino. Per fortuna non ci sarebbero gravi conseguenze per i 10 ragazzi coinvolti, soltanto 2 hanno per 2 persone si è richiesta una visita ulteriore al pronto soccorso, ma ovviamente la paura è stata tanta. Dicevamo appunto che probabilmente qualcuno ha spruzzato questo spray causando grande preoccupazione. Per fortuna nessun grave danno. Nel frattempo gli uomini della squadra mobile stanno vagliando tutte le posizioni per cercare di individuare il responsabile. Vi aggiorneremo chiaramente nelle prossime edizioni del telegiornale su eventuali sviluppi. A te la linea. Grazie Ermanno, con te ci ricollegheremo tra poco. Adesso, come vi anticipavo in apertura del nostro telegiornale, torniamo sulla vicenda del 44enne Ibrahim Mohamed che è scomparso da Cilavegna 2 settimane fa. La comunità islamica sta facendo pressioni alla magistratura per riavere il corpo, soprattutto per restituirlo alla mamma che in questo momento si trova in Egitto. C'è una madre in Egitto che è talmente sotto shock da non essersi ancora resa conto compiutamente di quanto successo e che aspetta un corpo su cui piangere. La comunità islamica di Vigevano si fa portavoce di quanto sta vivendo in patria la famiglia di Ibrahim Mohamed, il 44enne scomparso da Cilavegna 2 settimane fa. Nel fine settimana è arrivata la conferma da Iris, è suo il corpo ritrovato carbonizzato in un Audi A3, la sua auto, nei campi dietro al cimitero della frazione Morsella di Vigevano. Dai rilievi sui resti umani sarebbe emerso che il 44enne sia stato raggiunto da colpi di pistola. Ancora sotto shock la mamma di lui, vive in Egitto, non si rende conto di quello che è accaduto. Arriva l'appello della mamma del 14 anni egiziano, fate tornare la salma, o meglio il resto del cadavere, in Egitto. In seguito aspettiamo la magistratura.
La comunità islamica, come tramite della famiglia, chiede alla magistratura di velocizzare, dato che i rilievi sono terminati, la restituzione della salma in modo che si possa procedere alla sepoltura. Le indagini intanto dovranno stabilire chi ha sparato a Ibrahim Mohammed e ne ha bruciato il corpo, utilizzando peraltro la sua vettura. Da individuare soprattutto il movente, dato che la vittima non era mai stata coinvolta in indagini riguardanti fatti criminali. Il 44enne viveva in un appartamento di via 20 Settembre a Cilavegna e aveva avuto una figlia da una giovane donna residente a Vigevano con cui la relazione era finita da tempo. Viene descritto come una persona riservata. In Egitto aveva lasciato la madre e la sorella. In Lomellina si trovano lo zio e il cugino. I responsabili del centro islamico di Vigevano si sono attivati per aiutare la famiglia a sostenere le spese per il rimpatrio della salma e stanno mantenendo i collegamenti con le forze dell'ordine in modo da poter avvisare tempestivamente i parenti in Egitto sugli sviluppi dell'indagine. Noi come comunità abbiamo assicurato la mamma il nostro impegno di far tornare la salma il prima possibile. Stiamo seguendo con la massima attenzione la tragica faccenda. Non appena avremo nulla osta, seguiamo la procedura per il rimpatrio immediato della salma nel paese d'origine del defunto. Chiediamo alla magistratura italiana, nel quale riponiamo la massima fiducia, di fare chiarezza sulla faccenda. Infine, la ringraziamo molto tutti quelli che stanno lavorando per dare la luce a quel caso. Continuiamo con la cronaca perché non si sono concluse purtroppo nel migliore dei modi la ricerca della donna 84enne di Busto Arsizio di cui non si erano perse le tracce da due giorni. Il suo corpo è stato trovato nel parco del Ticino a Robecco sul Naviglio. Per tutti i dettagli andiamo in diretta da Stefano Galimberti che sta seguendo la vicenda per noi. Stefano. Sì, buongiorno Giusy, buongiorno ai telespettatori. La vicenda è appunto macabra, come dicevi, nel senso che è stato ritrovato dopo circa 70 ore dalla morte il corpo della donna 84enne di Busto Arsizio, che era appunto scomparsa, e il suo ultimo collegamento con la famiglia, in particolare con la figlia, era stata una telefonata a partire dalla quale erano poi partite le ricerche, una telefonata che aveva fatto registrare il cellulare nella cella in zona Trecate in Piemonte. Da lì sono partite le ricerche che si sono concluse nel parco del Ticino a Casterno, che è una frazione di Robecco sul Naviglio, dove è stata ritrovata l'auto della donna insieme al corpo, insieme poi non proprio, nel senso che le indagini che in questo momento sono in capo ai magistrati del Tribunale di Pavia, come l'autopsia, dovranno chiarire quella che è stata l'esatta dinamica poi della morte della donna, ripetiamo, di 84 anni, che si trovava appunto da sola nei campi, all'interno nei boschi, all'interno del Parco del Ticino, dove si era probabilmente persa, e anche nella chiamata fatta alla figlia, l'ultima fatta, interrotta proprio dal fatto che il cellulare si era spento, diceva alla figlia di andare ad aiutarla, che non sapeva più dove si trovasse. La donna soffriva anche di, appunto, di amnesie, di dimenticanze, anche dovute probabilmente all'età, e il corpo è stato ritrovato in linea d'aria a 400 metri dall'auto, ma per arrivare poi al punto dove effettivamente la donna è morta, c'è da percorrere un sentiero che fa aumentare di molto la distanza, quasi a un chilometro dall'auto, dove sono stati ritrovati anche dei segni e delle macchie di sangue, cosa che fa presupporre in questo momento che prima di scendere dall'auto la donna abbia fatto un incidente, sia andata contro degli alberi probabilmente. Come detto, in corso l'autopsia a Pavia, e sempre i magistrati di Pavia dovranno chiarire appunto perché la donna fosse arrivata lì da sola e appunto come poi la morte a cosa è causata, se per esempio a un malore alla guida, se invece molto più probabile vedendo la scena ritrovata dai vigili del fuoco per un incidente dopo la quale questa è scesa dalla macchina persa, cercando di trovare in qualche modo la via di casa, ma senza riuscirsi, e probabilmente la causa finale della morte è ascrivibile all'assideramento. La linea può tornare a te, Giusy.
Grazie Stefano, anche con te torneremo tra poco. Noi cambiamo decisamente argomento perché mancano ormai pochi giorni alle elezioni regionali. Noi abbiamo chiesto ai milanesi quali saranno per loro le priorità che chi si insiederà nel nuovo governo lombardo dovrà affrontare. I dati emersi sono la sanità e la sicurezza al primo posto. Vediamo. Le elezioni per decretare la nuova amministrazione che guiderà Regione Lombardia sono alle porte. Il 12 e 13 febbraio si andrà alle urne e i milanesi sono pronti a compiere il loro dovere. Sanità, trasporti o sicurezza? Su quali temi la prossima amministrazione che governerà Regione Lombardia dovrà concentrarsi? Noi lo abbiamo chiesto ai milanesi. Tutto dovrebbe migliorare. Ciò, non ho altro da dire. Insomma, c'è un po' di troppo, è impossibile spiegare tutto. Sì, ma un po' dappertutto, sono questi i temi fondamentali, ma di chiacchiere ne abbiamo sentite tante. Io sono mica un ragazzo di 20 anni, ne ho sentite tante di chiacchiere nella vita, non ci credo più, non credo più a nessuno. Lo so che è triste, ma è così, non credo più a nessuno. La sanità come le sembra in Regione Lombardia? Lascia un po' a desiderare. Secondo lei su cosa dovrebbe concentrarsi la prossima amministrazione? Sanità. Perché? Perché gli ospedali c'è poco personale, sia infermieristico sia medico. E si va lì, magari pronto soccorso, si fanno le file e magari si sta giorni e giorni nei pronto soccorsi prima di essere ascoltati, prima di essere visitati. Io ad esempio ho prenotato una visita cardiologica già l'anno scorso, se prima nel giro di 2 o 3 mesi al massimo non mi avrebbero concesso la visita, adesso 1 anno addirittura. Che la sanità sia la prima cosa. La sanità che è meglio, diciamo, siccome l'hanno abbandonata tanto tempo. È sempre una cosa buona, diciamo, nel senso, la vedo così io, che col virus che è successo si sono accorti dopo la Lombardia che sbagliavano tanto, perché tagliavano sempre, ecco, questo. Ma secondo me la prima cosa è la sicurezza che manca, perché lo vediamo dai telegiornali, lo vediamo dalle metropolitane che è invase da ladri, da borseggiatori, quindi qui manca proprio la sicurezza. E poi pensare un po' al lavoro per questi ragazzi, perché tanto guarda, cambiano i governi ma io vedo che non cambia nulla. Non credo più a nessuno, credo solo in ciò che tocco. Qui c'è la telecamera, tocco la telecamera, esiste, ma per il resto non credo più a niente. Adesso torniamo a collegarci in diretta con Ermanno Bidone, perché nel weekend si è svolto un corteo a Pavia per il maestro d'asilo Marchi, ucciso e travolto mentre era a bordo della sua bicicletta. Insomma, un argomento che ha coinvolto tutta la comunità. Ermanno. Eh sì, Giusy, è stato davvero un episodio tragico e che ha scosso in profondità la comunità pavese e non solo. Prima di vedere il resoconto di quanto accaduto ieri con questo grande corteo a cui hanno partecipato un migliaio di persone circa, fra associazioni, famiglie e amici del maestro Daniele Marchi, come ricorderete e come ricordavi, scomparso tragicamente la scorsa settimana dopo essere stato investito da un'auto mentre andava al lavoro nella scuola dove appunto svolgeva l'attività di maestro della scuola di infanzia. Nei giorni scorsi una nota di giudiziaria, nei giorni scorsi si è tenuta l'udienza di convalida del fermo per la colei che appunto ha investito Marchi. Secondo il GUP, Luigi Riganti, ha scritto nell'ordinanza appunto il giudice: è difficile credere che l'indagata non si sia resa conto di aver causato un incidente così importante. Proprio per questo, scrive ancora il giudice, dovrà essere verificata ulteriormente la sua condotta e i motivi che hanno portato a un epilogo così grave. Questo dunque in estrema sintesi il contenuto di questa ordinanza che ha convalidato appunto l'arresto di Loredana Casale, 65 anni, la docente dell'Istituto Bordoni, appunto accusata di omicidio stradale e omissione di soccorso
nell'incidente accaduto in Viale Resistenza, come possa non essersi accorta appunto di quanto accaduto, viste appunto le urla del ferito e anche l'agitazione delle persone che lo hanno immediatamente soccorso, come dicevamo, è quanto dovranno valutare i giudici. Nel frattempo la donna è stata rimessa in libertà, in quanto non sussisterebbero esigenze cautelari perché non potrebbe reiterare il reato, secondo appunto il tribunale, nemmeno inquinare le prove. Vedremo insomma nelle prossime settimane come evolverà la vicenda sul piano giudiziario, ma nel frattempo, come dicevamo, se la regia è d'accordo, andremo a vedere il servizio che racconta il grande corteo che si è tenuto appunto domenica a Pavia. Un lungo corteo che si snoda su Strada Nuova al suono dei campanelli delle biciclette, in testa uno striscione con scritto Basta. Erano circa un migliaio le persone presenti alla manifestazione in ricordo di Daniele Marchi, il maestro d'asilo investito e ucciso da un'auto lunedì scorso in Viale Resistenza a Pavia. Amici e conoscenti, le famiglie dei suoi alunni, ma anche tanti cittadini che hanno chiesto più sicurezza per pedoni e ciclisti. Davanti all'asilo Negri, dove Daniele insegnava, i suoi colleghi lo hanno voluto salutare così. La tua discrezione, la tua disponibilità e la tua attenzione verso il prossimo facevano di te una persona unica e rara. Sono tanti i sentimenti che proviamo in questo momento: dolore, la tristezza, la disperazione e anche la rabbia. Non possiamo nasconderlo. Dobbiamo però ricordarci, per trovare la forza di proseguire e portare avanti tutto ciò che abbiamo costruito insieme, di essere grati alla vita per aver ricevuto il dono di conoscerti. Ciao Dani, fai buon viaggio e porta con te la poesia che ti abbiamo dedicato. Ciao Dani. Il corteo si è poi mosso dal Borgo Ticino e ha attraversato la città. Gli organizzatori hanno posizionato una bicicletta bianca nel punto in cui Daniele Marchi è stato investito in Viale Resistenza e infine si sono riuniti davanti a Palazzo Mezzabarba per chiedere un consiglio comunale aperto sul tema della viabilità a Pavia. E a proposito di strade, la provinciale 163 che collega il Pavese alla provincia di Milano va messa in sicurezza, e questo è l'appello delle amministrazioni locali. Vediamo. La strada provinciale 163 che collega il Pavese alla provincia di Milano va messa in sicurezza. Dopo il nostro servizio, in cui si evidenziavano tutti i pericoli del tratto che collega Casorate I a Bubbiano, sono ora le amministrazioni locali ad alzare la voce. Le segnalazioni alla provincia di Pavia, ha spiegato il sindaco di Casorate I, Enrico Vai, sono state numerose, ma al momento la strada versa ancora in condizioni di dissesto. E questo nonostante l'accordo di programma siglato nei mesi scorsi tra Città Metropolitana e Piazza Italia. Questo tratto di strada è un tratto di strada molto pericoloso, è già stato segnalato più volte all'amministrazione provinciale, per quanto mi competenza di Pavia, sulla possibilità di porci rimedio. È stato siglato un accordo di programma con la provincia, con la Città Metropolitana e la provincia di Pavia l'anno scorso per pianificare e programmare e progettare un nuovo tratto di strada che mette in sicurezza questa arteria, che è un'arteria molto importante di utilizzo dei cittadini del milanese che vanno verso il Pavese o viceversa, dal Pavese verso il milanese. Le segnalazioni dei cittadini riportano di strettissima attualità la riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 163, un'arteria molto trafficata su cui spesso le auto sfrecciano a tutta velocità. L'appello di Casorate I è rivolto alla provincia di Pavia affinché mantenga l'impegno preso. Chiediamo un intervento come dire, strutturale importante perché possa essere messo in sicurezza questo tratto di strada. Noi più volte l'amministrazione comunale di Casorate ha fatto segnalazione sulla pericolosità all'amministrazione provinciale, la quale ha promesso un intervento di messa in sicurezza temporanea per poi procedere alla pianificazione e progettazione del nuovo tratto. Speriamo che questo avvenga il più presto perché, come vedete, il tratto di strada è pericolosissimo e con possibilità di incidenti anche gravi. Quindi sono fiducioso che l'amministrazione provinciale possa intervenire il più presto.
due grossi cinghiali nel parcheggio di un supermercato. Continuano gli avvistamenti di ungulati tra la zona sud di Pavia e San Martino Siccomario a ridosso dei centri abitati. La foto è stata scattata e postata sui social network nel corso del weekend. Esci dal supermercato e ti trovi davanti loro, enormi. La didascalia è a corredare la foto. L'ultimo avvistamento è stato nel posteggio del centro commerciale Ottagoni nel comune di San Martino Siccomario. Il post, come spesso accade in questi casi, ha scatenato una pioggia di commenti tra il serio e lo scherzoso, incontri ravvicinati che non fanno quasi più notizia vista la frequenza, ha scritto più di un utente su Facebook. Sono diversi i casi documentati, in particolare nelle parti più periferiche del quartiere di Borgo Ticino a Pavia. Andiamo a collegarci di nuovo in diretta con Stefano Galimberti, perché Cassinetta sarebbe pronta a istituire un comitato per avere autobus nella loro zona. Allora, Stefano. Sì, Giusy, lo fa Domenico Finiguerra, che è appunto il sindaco di Cassinetta di Lugagnano, che nella sua storia politica e i residenti appunto nel Magentino e l'Abbiatense lo sanno bene, ha sempre abituato a riunire la popolazione intorno a dei temi sentiti appunto per fare massa critica e farsi sentire verso le istituzioni. Stavolta non si parla per esempio di Vigevano Malpensa, ma di trasporti. Come vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi, i comuni piccoli dell'Abbiatense, Cassinetta di Lugagnano ne è solo l'ultimo caso, con i suoi nemmeno 2000 abitanti, hanno un problema cronico di trasporti, in particolare autobus, che dovrebbero esserci ma non ci sono o sono sempre in ritardo, e a soffrirne sono appunto studenti o pendolari che utilizzano i pullman. Ebbene, Finiguerra ha radunato molte delle persone dei vari comuni dell'Abbiatense a Cassinetta proprio per organizzarsi e istituire questo comitato che possa appunto riunire le istanze di tutti i singoli gruppi di persone sparsi nei vari comuni che vi abbiamo raccontato, da per esempio da Vermezzo a Ozero, e bene, riuscire poi a proporre richiedere più che altro delle soluzioni a livello regionale e di città metropolitana, di cui Finiguerra è anche un consigliere, essendo stato eletto appunto in città metropolitana nelle liste dei partiti più di sinistra, quindi non fa parte direttamente della maggioranza nel consiglio metropolitano. Ma questo arriva dopo appunto un incontro che alcuni sindaci dell'Abbiatense hanno avuto in regione con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale, in cui sostanzialmente è stato ribadito però ai sindaci, era presente anche l'assessore Terzi, che di soldi per assumere nuovi autisti o per finanziare nuovi autobus non ce n'è, e i maggiori fondi stanziati servono per coprire l'aumento del costo del carburante. Quindi una partita sicuramente molto difficile, che fa scontrare da una parte le necessità di cittadini di piccoli comuni, dall'altra le esigenze o le necessità, lo stato dei fatti di quelle che sono le aziende, Stav in particolare per quanto riguarda il trasporto locale su gomma, che hanno invece dei problemi di costi da sostenere, costi che sono aumentati in questo ultimo anno. La linea può tornare a te, Giusy. Grazie mille Stefano. Invece a Milano nel 2023 aumenteranno le multe. Nel servizio Il Punto. Nel 2023 per Palazzo Marino aumenteranno i proventi delle multe, o quantomeno questo è quanto riporta il bilancio di previsione che il Comune sta cercando di mandare in approvazione già la prossima settimana. In particolare sono quelle relative alle infrazioni da codice della strada a segnalare l'aumento maggiore. La previsione di incasso di Palazzo Marino è di circa 250 milioni di euro, in crescita di oltre 40 milioni rispetto a quanto incassato nel 2022, annualità che si è chiusa a quota 209 milioni di euro. Il dato, ha spiegato l'assessore alla sicurezza Marco Granelli intervenendo in commissione consiliare, si inserisce però in un percorso storico ben definito. Nel 2019 gli introiti ammontavano a circa 270 milioni, crollati a causa dei lockdown e per la sospensione di area B ed area C a una quota compresa tra i 130 e i 150 milioni di euro nel 2020 e nel 2021. Oggi si torna dunque a superare, e anche abbondantemente, la soglia dei 200 milioni di euro.
euro, ma si resta al di sotto di quelli che furono gli incassi del 2019, ossia prima della pandemia. Ma per incentivare la guida sicura e la riduzione dei feriti da incidenti, Granelli ha anche annunciato 5 nuove telecamere ad altrettanti incroci. Il perimetro antistante l'ingresso della caserma di Polizia di Stato in via Cagna a Milano è stato transennato nello scorso fine settimana con una doppia fila di protezione a formare una sorta di cordone di distanziamento. Davanti alla caserma, che si trova nella periferia nord della città e dove anche stamani è stata registrata tensione con un immigrato trasportato in ospedale per un malore, lo scorso 23 gennaio si erano verificati terrefugli tra stranieri e polizia che aveva usato dei lacrimogeni. A creare tensioni le file che si creano dal fine settimana per prendere i posti disponibili per gli appuntamenti negli uffici. Durante la notte, fra ieri e oggi, oltre 350 stranieri si sono radunati davanti alla caserma e la questura ha predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico per regolarne l'accesso. E con questo è tutto, vi lascio alle previsioni del meteo. L'appuntamento torna questa sera alle 19 con le edizioni serali dei nostri TG. Buona giornata.